Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, ormai lo sapete che se siete qui vuol dire spacchettamento veloce. Dunque, vi devo mostrare la novità del periodo che mi è arrivata perché altra collaborazione dell'anno, ebbene sì, con The Busta Box. Però, attenzione, non le box mensili perché sono particolare nell'alimentazione, quindi è inutile che prenda delle box mensili quando le boccerei sempre e non ha senso neanche per la ditta. Quindi abbiamo questa collaborazione semestrale, quindi due volte all'anno, con la The Busta Box Cold, quella con solo i prodotti freschi da frigorifero. E infatti accorciamo perché sono tutti prodotti da frigorifero, comunque imballati benissimo. Allora, intanto vi dico solo alcune cosine. The Busta Box Cold e sono ogni 6 mesi, quindi marzo e giugno normalmente, con le novità dei prodotti da banco frigo, non surgelati, solo frigo. Il prezzo della singola box è 17,99. Se invece scegliete di fare l'abbonamento annuale, quindi una a marzo e una a giugno, quindi due box all'anno, sono 16,99 l'una. Ma adesso stringiamo e io ho qui la box da cui ho semplicemente tolto la carta con i dati e l'ho dovuta aprire un attimo così, perché ha questa parte friggiante, per togliere il ghiaccio dall'interno. Ci sono due buste con il ghiaccio, super fresca. E vediamo che cosa contiene. Però in tutto questo, visto il peso, io la riappoggio per motivi. Andiamo. Ok. Qui c'è il flyer con le istruzioni perché ti dicono che cosa sono e con i prezzi, ma li guardiamo alla fine. Intanto vediamo due cose che sono qua che spuntano e quindi le prendiamo subito. Oh my Yomo, yogurt della Yomo, quelli doppi, sono uguali? No, la scadenza è avanti. Uno è yogurt alle fragole più mandorle caramellate. Ok. Yogurt bianco più sfere ricoperte di cioccolato ruby. Cioccolato ruby o cioccolato rosa? Ecco, questi due mi incuriosiscono già molto. E mi piacciono gli yogurt, quindi questi li proverò sicuramente. Poi andiamo a pesco. Pesco perché non so che cosa ci sia dentro. Ok, mamma Emma, gnocchi ripieni con cacio e pepe, fatti con 100% di patate fresche cotte a vapore. Ottimi spadellati con pecorino romano doppio, la confezione è 350 grammi, sono due porzioni. E sono questi, quindi sono dei mega gnocchi con cacio e pepe dentro. Ok, proveremo. Proviamo anche perché sono velocissimi da fare, sono belli grossi, quindi sono anche belli grossi. C'è proprio dentro il pepe, non so se mi possono piacere, sinceramente, ma li proveremo. Li proveremo sicuramente e vi faccio sapere. Questo foglio lo mettiamo qui, ricordatemelo dopo. Poi andiamo avanti sempre con le cose grandi che spuntano. Ok. De Angelis, pasta fresca, c'è pronto, 2 minuti. Penne al pomodoro e basilico, 275 grammi. Penne, pomodoro e basilico. Ma sono pronte così? Pasta precotta di semola, ingredienti, ok, come funziona? Da consumare previa cottura ci siamo. Ma come devo farlo? Non c'è scritto come si cucina. C'era scritto grandissimo sopra. Allora, sfilate la pasta box e la fascetta esterna, aprite la pasta box. Aprite le confezioni del sugo e del condimento interno, quindi è già tutto pronto. Richiudere la pasta box e mettetela nel microonde. Togliete la pasta box dal microonde, apritela, aggiungete il formaggio grattugiato e amalgamate il tutto delicatamente. Non ho il microonde. Non ho il microonde. Ok, se io metto tutto in padella ed è. No, ci vorrà l'acqua, non lo so. Non lo so, non lo so. Non ho il microonde. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo con le cose sempre grandi. Oh, questo è pesante. Ah, questo lo conosco. Non lui, ma
Actimel Energy più More e Mirtilli. Sono dei barattolini da bere dell'Actimel. Mi piacciono, li prendevo tempo fa, non questo specifico, ma mix specifico con vitamina B12, ok, ma mi piacevano questi. Poi erano troppo costosi, quindi avevo smesso di prenderli. Però sì, mi incuriosiscono. Sicuramente questi li consumo subito. Andiamo avanti con qualcosa che spunta. Ok, mortadella di carne di prosciutto Veroni con light, meno 40% di grassi, meno il 30% di sale, atto con tutte le proteine, senza glutine, senza latte derivati. Ok, sono 1, 2, 3, 4, 5 fette. Però ci sta, anche è un bel po' che non la prendevo. È un 100 grammi. Ok, assolutamente. Questa per i panini, no, una schiacciata qualcosa, un contorno. Sì, un contorno. Un antipasto, oppure anche per un piatto veloce. Ci sta, mi sta, mi piace, va bene. Andiamo avanti. Ok, Raspini Burger Bacon, squisito e tenero burger con carne cotta di suino e bacon. È un hamburger che va bene fatto un burger in microonde o la piastra, in padella. Io gli hamburger li consumo di un'altra marca ed è in padella, tranquillamente ci stanno. Questo al bacon è bello grande, è un 120 grammi. Proviamo, proviamo, poi mi ispira. Andiamo a, ok, questa qua, così questa parte. Bifiche sugo, sugo allo zafferano, ideale per paste e risotti, pronto in 3 mosse. Cuoci la pasta o il riso, scola, aggiungi il sugo e gusta. Biffi mi piace molto per i sughi. Quello allo zafferano sinceramente non mi piace come sugo, proprio come gusto, però questo lo provo, anche perché dovrebbe essere non super allo zafferano, ma sapere di zafferano, tipo riso allo zafferano, ma non essere super potente. Quindi sono curiosa, tutte cose per adesso curiose. Ok, vedo ancora un po' di cose. Veroni, questo non so cosa sia. Brio Brain. Kit per la colazione sprint, panino farcito più mandorle più tisana. No, vabbè, ma tutto in questa confezione? Ah, beh, mi sembra una cosa giusta. Abbiamo un, oh, come lo chiamo io? Ragazzi, come lo chiamo io? Gnocchino. E il gnocchino, qui è il gnocchino. Gnocco con il prosciutto? Gnocchino con prosciutto crudo e provola dolce. Mandorle sgusciate. Una tisana, frutti rossi e cranberries, una tisana, curcuma, zenzero e liquirizie. Quindi c'è proprio anche, non solo per la colazione, ma anche per uno spuntino, per una merenda. C'è tutto. È tutto in uno. Ma che bello, mi piace questa idea. Ah, e poi qui c'è proprio l'immagine. Eccola qui. Mi piace, è un'idea molto carina, anche perché uno se lo porta anche in ufficio ed non deve scaldare niente. Il gnocchino lo scalderei un pochino, la tisana ci vuole il bollitore per l'acqua, però è un'idea carina che mi piace. Ultime due, tre cose. Ok, io sono andata a pescare perché è giù. Ok, mozzarella, non l'ho mai vista. Benessere Granarolo, mozzarella senza lattosio con meno 70% di grassi, 20 grammi di proteine ad alto contenuto di proteine. Eccola qua. Una mozzarella proteica, tutto proteico, ultimamente tutto proteico, anche perché comunque, ok, la proviamo. La confezione è un 100 grammi. Sì, sgocciolata 100 grammi. Ok, proviamo sicuramente. Ultime due cose. Andiamo con questa. Ma queste le conosco. Robiolino della Parma Reggio con parmigiano reggiano. Sono delle piccole robiole, due. Che una sono o monoporzione, si possono fare tutte e due, ma si apre una per volta. E formaggio fresco, abbastanza morbido, a base di parmigiano reggiano. 60 grammi l'una. Mi piacciono, queste mi piacciono. Normalmente prendo quella più grossa, però anche il robiolino mi piace. Va bene da spalmare, da imbottire o da mangiare così con la mozzarella, anche per fare una serata con la mortadella. Mozzarella, mortadella.
Sì, queste qua mi piacciono assolutamente. Se vi piace il sapore del parmigiano reggiano, a me piace ovviamente, sì, molto valide. Ultima cosa, anche video abbastanza veloce, così poi metto in frigo tutto. No! Vabbè, non lo so, rifacciamo. Starbucks. Mi si impappina la lingua, ma io non lo uso, non lo consumo, non lo conosco proprio, quindi per forza Starbucks, ok. Caramel macchiato, bold creamy milk espresso al caramello, mi piace, scusatemi, è la prima volta che vedo uno di questi prodotti, anche nel supermercato dove vado io non ci sono, so che in alcune ci sono, ma non ci sono. Questo è un 220 ml. E ha anche la sua cannuccina, è un caramello macchiato. Io non amo il sapore del caramello, ma amo l'odore del caramello. Quindi lo proveremo. Ha il caffè dentro per sapere se berlo adesso oppure domattina. Latte al caffè, sì. Domattina, ok, mi piace. Anche il tappino, devo aprirlo quindi. Non so, ma neanche come si fa. Ah, sì, si apre, si toglie il tappo e poi dopo c'è il tappino in plastica con la cannuccia. Probabilmente voi sarete lì che dite, sì, è sempre stato così, ma questo è il mio primo Starbucks. Starbucks, ecco come si dice. Davvero, non l'ho mai visto, non c'è il negozio, non c'è nei supermercati e quindi è il primo. Oh, come mi piace. Allora, a questo punto andiamo a vedere i prezzi, però direi che mi piace tutto. Allora, Veroni, il brio kit, quello per la colazione, con le gnocchino, le mandorle e la tisana, 4,40 euro. La mortadella, 2,40 euro. Il biffi, il pesto, 3,29 euro. Il burger da raspini col bacon, 2,19 euro. Parmareggio, 1,79 euro. Costa un po' di più il negozio. Actimel 3,39, più o meno ci siamo. Mamma Emma, gnocchetti ripieni 3,19. C'è pronto by De Angelis, pasta box 3,49 euro. Oh Maiomo, lo yogurt 0,99 l'uno. Oddio, 0,99 da me quando è in offerta 0,99. Granarolo 1,39 la mozzarella e lo Starbucks 2,50 euro. E qua lo dice che è un caffè macchiato al gusto mix espresso forte, latte cremoso col tocco di caramello. Ok, io facendo due conti così molto veloci siamo sulla trentina di euro, secondo me, una trentina di euro più o meno. Quindi se la box costa 16,99 è un bel risparmio, poi per conoscere i prodotti nuovi. A questo punto del video che devo mettere in frigo tutto, fatemi sapere voi se qualcosa avete provato, cosa vi incuriosisce, se conoscevate questo servizio offerto da The Boostabox, la box, The Boostabox Cold. Mi si impappina la lingua oggi perché devo andare in fretta per mettere tutto in frigo. Io vi ricordo come sempre che nell'info box c'è il codice sconto per la box mensile di The Gustavox, ma guardatelo sempre in info box perché ci sono sempre tanti codici nuovi e aggiornati e attivi. E io basta, vi saluto, spero tutto un po' di compagnia e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!